Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo episodio della nuova serie, ovvero la Mindstorm for Beginners. Diciamo che l'unboxing di venerdì era un episodio zero, non era un vero e proprio episodio. Oggi sono qui per risolvere alcune delle, diciamo, le prime domande sul Mindstorm, perché per iniziare a programmarlo dobbiamo prima di scuola capire cos'è. Quindi direi intro e iniziamo subito. Allora, prima di tutto, che cos'è il Mindstorm? Direi che è la domanda principale. Il Mindstorm è un Lego basato sui pezzi del Lego Technic, quindi intendersi quelli di quel Lego lassù, che però possiede un mattoncino intelligente, che è stato chiamato così dalla Lego. In pratica è un mattoncino programmabile che può ricevere delle informazioni tramite tutti i vari sensori che io ho qua, ovvero il sensore di colore, il sensore tattile, il sensore giroscopico, il sensore ultrasonico e il sensore a infrarossi, che vanno collegati tramite questo cavo che assomiglia un po' a un cavo Ethernet, alle porte in entrata, ovvero quelle con i numerini, e che, ricevuti questi segnali, può comandare dei motori, ad esempio questo qua, che è un motore grande, che va collegato con lo stesso cavo, però non alle porte numerate, ma alle porte con le lettere. E quindi può svolgere delle azioni. Seconda domanda: esistono più versioni del Mindstorm? Se voi sul sito della Lego scrivete Lego Mindstorm, vi escono due set. Il primo è il set Lego EV3 3131, mi sembra, come codice, non ne sono sicuro. E che in pratica è un set home, quello per le persone, diciamo, normali, che contiene al suo interno i pezzi per realizzare i set, il mattoncino intelligente, il sensore di colore, questo qua, il sensore tattile e il sensore a infrarossi, lui. Che vantaggi ha questa versione in confronto all'altra, che è la versione education, quindi quella ideata per le scuole da usare nelle lezioni per imparare la programmazione. Ha come vantaggi di sicuro la presenza di molti set fatti dalla Lego appositamente oppure da dei fan, ma che sono stati certificati dalla Lego, che possono svolgere delle attività da soli e già programmati, ad esempio tutti quelli che vi ho portato in precedenza sul canale, tipo la chitarra, il Lego quello che andava in giro, quello che faceva girare la pallina. E così ce ne sono infiniti, c'è cioè quello per fare schiacciare la talpa, tipo un serpente, un sacco di cose ci sono, però ha un problema, ovvero che è più difficile da usare per imparare la programmazione, in quanto già soltanto anche il software è meno studiato per imparare, ma semplicemente per fare cose preparate da altri. Quindi se volete imparare non è adatto a voi. E inoltre manca di alcuni sensori, che io per realizzare tutti i progetti, visto che a me piace molto questo Lego, ho dovuto comprare a parte, ad esempio il sensore ultrasonico, il sensore giroscopico e il sensore tattile, il secondo, quelli che vi ho mostrato nell'unboxing. Quindi, per alcuni versi è meglio la versione education, che però come contro ha che sono presenti, non puoi realizzare la chitarra con la versione education, perché anche lì mancano dei pezzi. Quindi dovete capire un po' cosa volete fare. Io nel mio caso ho comprato la versione home, però probabilmente avrei preferito l'education, non lo so, però di sicuro adesso sto cercando di recuperare tutti i pezzi per poter, diciamo, averle tutte e due in qualche modo. Poi, la terza e ultima domanda, ovvero come si può imparare a programmare? Per programmare il Lego esistono due software, ovvero la versione education, quella che sto usando attualmente io, e la versione home. Entrambe sono gratuite e disponibili su internet, sul sito ufficiale. Come Quale software è meglio? Per imparare sicuramente la versione Education, se volete imparare andate subito su quella, perché è molto più ricca di tutorial che vi possono proprio far partire dalle basi, cioè calcolate che la prima istruzione che vi dice il software ROM è di accenderlo, cioè proprio partite da zero e arrivate fino a saper usare tutti i sensori, a crearvi dei vostri programmi per creare anche dei Lego che poi magari potete anche mettere su internet. Quindi quello lì vi fornisce una preparazione ottima. L'altro invece è il software Home, che invece presenta
molti Lego già fatti, tipo quelli che appunto vi ho portato sul canale, con i loro programmi già pronti. A livello di programmazione in sé è uguale, però non hai tutorial. Quindi il mio consiglio qual è? Sicuramente scaricateveli tutte e due. Perché se volete, se vi viene voglia di realizzare quella chitarra, quel Lego che vi segue, quella schiacciatalpa di Lego, potete usare la versione home. Se invece vi volete mettere lì in modo serio e imparare a programmare, avete la versione education. Quindi io se vi dovessi consigliare un set da scegliere, andrei sulla versione education. Costa di più, è vero. Ha delle cose a mio parere inutili che ne fanno lievitare il prezzo, come ad esempio la batteria ioni di litio al posto delle batterie che alla fine uno ricarica e basta. Però è molto più utile, tutti i set per imparare su internet sono per la versione education, quindi io vi consiglio quella. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video di venerdì, che è un video veramente fantastico, vi ho preparato un Lego molto particolare. Vi dico solo che c'è dentro un Arduino, programmazione, non vi do più spoiler, quindi noi ci vediamo venerdì prossimo qui sul mio canale per un prossimo video. Un saluto da Alex Corp.